Era il 31 dicembre del 1932 quando faceva il suo esordio nelle edicole italiane la prima pubblicazione di Sneiala al mondo. Era il cosiddetto Topolino Giornale, pubblicato dall'editore fiorentino Nardini. Era un fumetto pubblicato fondamentalmente in formato giornale, tipo i nostri quotidiani, ma con 8 pagine appena. Motivo per cui spesso si dice che il formato di quel topolino era tabloid, che è un formato abbastanza tipico, per esempio, della stampa anglosassone. Narra la leggenda che Nardini andò in stampa senza avere il permesso ufficiale di Disney, cosa che a quanto sembra ottenne soltanto qualche mese più tardi. Ad ogni buon conto, quell'inizio fu storico anche a livello mondiale, proprio perché, come dicevo all'inizio, fu la prima pubblicazione a fumetti indipendente dai giornali in tutto il mondo. All'epoca, infatti, i fumetti disneyani uscivano solo sui quotidiani e non avevano ancora il formato comic book, che d'altra parte sarebbe diventato sempre più diffuso grazie ai fumetti dei supereroi che sarebbero arrivati di lì a pochi anni. Questo Topolino Giornale ebbe vita relativamente breve, almeno rispetto alle pubblicazioni Disney in Italia, che raggiungono i 90 anni. Infatti, nell'aprile del 1949, il Topolino Giornale chiudeva per lasciare spazio al Topolino Tascabile, ovvero quello che è il Topolino per tutti noi oggi. Il traguardo importante dei 90 anni di pubblicazioni disneyane in Italia viene celebrato con il numero 3501 di Topolino, l'ultimo numero del 2022. Oh, però effettivamente se io vi presento la copertina di questo numero, voi dite, ma veramente questo è un numero celebrativo? Le celebrazioni di questo importante traguardo, ovvero i 90 anni di pubblicazioni disneyane in Italia, viene lasciato un articoletto di poco meno di 10 pagine, redatto da Davide Del Busto. E effettivamente un po' poco aumenta in qualche modo la delusione della celebrazione del 3500, traguardo che era stato raggiunto la settimana prima. Già in quell'occasione le celebrazioni si erano ridotte a una semplice storia di poche pagine scritta da Fabio Michelini per i disegni di Claudio Sciarrone e un articolo redazionale di una ventina di pagine. Se uniamo quelle celebrazioni lì alle celebrazioni dei 90 anni di Topolino, prima come giornale, poi come tascabile, sono, almeno personalmente, inevitabilmente un po' deluso dalla scelta editoriale fatta dalla redazione. Forse sarebbe stato più rispettoso nei confronti dei lettori, ma anche del settimanale, celebrare i due traguardi contemporaneamente e provare a proporre ai lettori un numero che fosse realmente celebrativo e non due celebrazioni, diciamo così, a metà, giusto per essere buoni. Sembra quasi un'idea di vorrei, ma non posso. Non solo se confrontiamo il 3500 con l'altro numero precedente da 500, cioè il 2500, ma anche nei confronti del numero che celebrava gli 80 anni di Topolino in Italia, ovvero il Topolino numero 2979, che si presentava con questa copertina ai lettori, che ristampava la prima pagina del Topolino Giornale, disegnata da Giove Toppi, con una testata in cui il topolino era disegnato da Giorgio Cavazzano. Non solo, la storia di apertura era di Francesco Artibani per i disegni di Corrado Mastantuono ed era stata realizzata appositamente per celebrare gli 80 anni raggiunti dalle pubblicazioni disneyane in Italia. Certo, i redazionali erano molto meno interessanti rispetto a quelli presenti sul 3501 ed erano in qualche modo più partecipativi secondo la linea editoriale che aveva all'epoca Valentina De Poli. C'è da dire in ogni caso che se vogliamo dare a Panini ciò che è di Panini, effettivamente l'editore modenese è riuscito a celebrare in maniera invece molto più interessante i 70 anni del settimanale.
Le prime celebrazioni importanti per un numero dedicato a una cifra tonda per quel che riguarda gli anni di pubblicazione sono quelle relative ai 50 anni del Tascabile, con il Topolino numero 2264. Stiamo parlando della direzione di Paolo Cavaglione, in cui l'allora direttore di Topolino realizzò un'operazione che qualcuno criticò, ma che personalmente apprezzai molto. Venne cioè realizzato un numero con una serie di ristampe scelte di grandi storie di Topolino nel corso di quei 50 anni di pubblicazioni. A queste ristampe venivano alternati articoli di approfondimento, spesso di costume su ciò che succedeva nell'epoca. Inoltre gli autori moderni erano stati coinvolti per realizzare delle classiche autoconclusive da una pagina, che si dedicavano ognuna a un decennio differente di quei 50 anni precedenti. La prima grande celebrazione dedicata al settimanale che ebbe l'onore di gestire il Topolino della Panini, che era passato da poco come direzione ad Alex Bertani, fu quella invece dei 70 anni del settimanale in formato tascabile, che in questo caso venne celebrato con un 3306 con copertina di Giorgio Cavazzano, a cui era abbinato un piccolo libercolo di un centinaio di pagine, in cui veniva raccontata, grazie in particolare e soprattutto a Luca Boschi, la storia di questi 70 anni. A sommario non c'erano storie particolari che celebravano questi 70 anni, però il numero era ricco, ricchissimo di articoli e di omaggi dedicati proprio a questi 70 anni di storie. I due albi, nonostante appunto l'assenza di storie esplicitamente celebrative, formavano alla fine una proposta che soddisfaceva appunto il lettore per le celebrazioni. Ed è probabilmente il numero celebrativo migliore mai realizzato da Panini fino ad adesso. La speranza ora è che le prossime celebrazioni, quelle relative alla 4000, risulteranno molto migliori rispetto a quelle per il 3500, così come le prossime celebrazioni tra 10 anni, che dovrebbero cioè avvenire qualche numero dopo rispetto al 4000, per quel che riguarda i 100 anni di fumetti Disney in Italia, possono essere molto più soddisfacenti. Detto questo, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!